Presentazione del rapporto 2011, il mercato e l'industria del cinema in Italia. Record assoluto per la produzione di film italiani nel 2011. Con la realizzazione di ben 155 film nello scorso anno si è portata a segno la migliore performance della storia più recente del cinema nostrano, seconda soltanto ai successi del 1960. E quanto annunciato dal rapporto 2011, il mercato e l'industria del cinema in Italia, curato dall'area studi della Fondazione Ente dello Spettacolo, presentato stamattina all'Università Luis Guido Carli di Roma. Io vi darò presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Luciano Sovena, AD Cinecittà Luce, Riccardo Tozzi, presidente ANI, il curatore scientifico del rapporto Redento Mori, poi qui davanti a me vi chiamerò in corso dell'ANEC e do subito la parola al presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Dario Vitano. Bene, grazie, benvenuti. Ad illustrare il rapporto Dario Edoardo Viganò, presidente della Fondazione. Intervengono Nicola Borrelli, direttore generale Cinema MIBAC, Riccardo Tozzi, presidente ANICA, Leonello Cerri, presidente ANEC, Luciano Sovena, amministratore delegato Cinecittà Luce, Luigi Crispello, presidente Media Selles, Nicola Corigliano, responsabile desk media di Media Credito Italiano SPA, Gruppo Intesa San Paolo. Leonardo Coletti, CFS, Redento Mori, giornalista e curatore scientifico del rapporto, moderatore dell'incontro Valerio San Marco della rivista del cinematografo. Rispetto, penso, la prima e la seconda, non solo perché abbiamo aggiustato il tiro rispetto agli item di cui volevamo occuparci, ma anche perché l'apporto significativo di soggetti protagonisti in questo grande comparto hanno dato al centro studi della Fondazione Ente dello Spettacolo e al curatore dottor Mori degli elementi molto importanti. Dicevo, è il quarto rapporto ed è il rapporto che nasce da subito in collaborazione con Cinecittà Luce, in particolare da una sinergia di visione strategica con l'avvocato Luciano Sovena, che ringrazio e che tutti noi appunto credo apprezziamo per il grande lavoro che ha fatto e continua a fare per il cinema, certo compatibilmente con le possibilità, e alla direzione generale cinema del MIBAC. L'attenzione quest'anno è andata alla digitalizzazione delle sale, vedremo il contributo in particolare di Mediasal, e a come l'industria cinematografica replica alla crisi economica e al taglio sempre più risoluto dei fondi pubblici. Aggettivo questo risoluto che per quanto riguarda l'ambito statale si può dire solo del taglio dei fondi in genere.